Amici cosplayer e non, benvenuti a questo nuovo video. Parliamo un po' così velocemente di un argomento piccantino che magari farà scattare qualche piccolo flame, riguardante un argomento che sentiamo ogni tanto nelle fiere. Allora, ogni tanto le persone fanno due parole con me e poi mi dicono la frase: grazie, non sei come quelli là che se la tirano. Io ci rimango sempre un po' così, perché ne sono consapevole. C'è qualche persona che solo perché fa cosplay e magari perché è un po' visualizzato se la mena da paura. A me ogni volta che sento qualche aneddoto cadono le palle. Io vi ammiro, giuro. Siete dei mostri e probabilmente fate delle cose che io non farò neanche tra un milione di anni. Ma per questo vi permettete sul serio di non cagare la gente che magari vi ammira e vede in voi un'ispirazione o un modello da seguire per quello che riuscite a creare? Se siete bravissimi a cucire, a costruire accessori e quant'altro, la cosa vi fa sicuramente onore e io vi faccio un grosso, grossissimo applauso, davvero. Ma caro cosplayer Vips, lascia che ti spieghi una cosa. Non sei un cazzo di nessuno e sicuramente solamente perché sei bravo a fare qualcosa non sei famoso. Quando mi parlano di voi mi sembra quasi di sentire uno di quei documentari di Super Quark sugli animali. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Cosplay Quark. Questa sera parleremo del cosplayer VIP, un animale dai dubbi gusti che forse ha dimenticato il perché delle sue origini. Il cosplayer VIP è un mammifero che si aggira solamente tra le fiere più conosciute, possibilmente invitato come ospite. Si nutre di attenzioni, fotografie e di quant'altro possa far crescere ancora il suo già smisurato ego. È noto per accoppiarsi solamente con altri cosplayer VIP in maniera tale da essere più VIPs insieme. Ed è noto per fare branco con altri simili per poter avere un livello di VIPosità over 9000. E tende a postare solamente foto dove è uscito dannatamente bene o dove Photoshop ha fatto il suo porco lavoro. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. Quindi, dateci un taglio. Condividiamo tutti la stessa passione e se siete bravi è giusto che voi abbiate un merito di ciò. Ma ascoltate sempre quello che ha da dirvi la gente. Anche una persona che sta iniziando a fare il suo primo cosplay. E non mi venite a dire che non avete il tempo di rispondere a un breve messaggio anche dopo 2 o 3 giorni. Perché anche solo una piccola parola che per qualcuno può significare molto, abbiamo tutti il tempo di dirla. E se ve lo dico io che sono impegnato 25 ore su 24, ma riesco sempre a rispondere praticamente a tutti, fidatevi che è così. E poi, proprio perché siete così esperti, dovreste condividere la vostra conoscenza, soprattutto con chi è in difficoltà ed è alle prime armi. Perché se avete paura di rivelare qualche trucchetto per timore che poi questa persona possa diventare più brava di voi, vuol dire che tanto bravi non siete. Questa ovviamente è sempre la mia modestissima opinione. Decidete voi se scendere da quel cazzo di piedistallo sul quale vi trovate o continuare a essere dannatamente bravi ma dannatamente criticati per il vostro carattere obiettivamente di merda. I cosplayer VIP non esistono, siamo tutti una grossa famiglia. Ciao!